Questa serie, per essere perfetta, ha solo bisogno di una cosa. Qualcuno che mi viene a scrivere che mi credo un fenomeno, ma sono comunque scarso. C'era sotto ogni serie di Nazume Eleven, questa no. Mi sto preoccupando. Però mancano ancora 4 video. Forse 5, forse 6, forse 8 addirittura. Mi sono ricordato che il capitolo di Fala Morbius è molto più lungo di un paio d'ore. Bene o male, mezz'ora d'episodio sono 2 ore. No, mi sa che ci vorranno 3 ore almeno. Cominciamo comunque l'ultimo capitolo di Nazume Eleven! Eccoci qui! Siamo col falso Victor da Ozrock e Glacia è stata rapita e Pixie si è buttato in mezzo al raggio di teletrasporto di Scott. No, non è Star Trek, comunque siamo lì vicino. La parentela ci sta. Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto finora. Al resto penserò io. Aspetta, avrei un'ultima richiesta. Intendi la tua ricompensa? Riceverai ciò che vuoi, te l'ho detto. E ora sparisci. Tranquillo, me ne vado. Sono stufo di continuare a tenere questa faccia terrestre. E qual è la tua vera faccia? Faccela vedere. Addio. Ma scusami, la faccia terrestre di Victor è una faccia che molte donne apprezzano. Piacere di conoscerti, Glacia Vessel. O forse dovrei chiamarti Tumri Emnator, scienziato di Eclissus. Ma lui lo sapeva, com'è possibile? Ozrock Boldar, cosa diavolo stai tramando? Tu sei un membro del Consiglio della Federazione Intergalattica, come puoi fare questo? Ho un favore da chiederti. Un favore? Vorrei che completassi il tuo caro fotocannone con le tue mani. Cosa? Perché me lo chiedi? Non farmi domande ovvie. So che tu e la Earth Eleven vorreste salvare la galassia cancellando il buco nero, ho ragione. Se già ne eri a conoscenza, perché allora mi hai rapito? Eravamo quasi sul punto di arrivare finalmente al nostro obiettivo. E tutto grazie a Katora. Tu credi, eh? Ecco, vedi? Anche la tua amata Katora è una dei nostri, sai? Cosa? Principessa Katora, mi sente? Sono io, Tumri! Dov'è? Dov'è la principessa? Dimmelo subito! A presto, Tumri Emnator! Se vuoi davvero salvare questo universo, dovrai prestarci il tuo aiuto! Ma non è vero, non è. Katora non sta con voi. Non può essere. Arion, va un po' meglio adesso? Siamo tutti scarsi dopo quello che è successo, ma tu hai sicuramente accusato maggiormente il colpo. Già, mi chiedo dove si trovi ora il vero Victor. Amichetto, amiciccio. Pensavo di conoscere Victor come le mie tasche ormai, ma non posso considerarmi uno dei suoi amici se non riesco neanche a distinguerlo da un impostore. Beh, aveva gli occhi viola, magari pensavano che era un po' di congiuntivite, no? Io ci ho sofferto di congiuntivite, gli occhi ti diventano davvero rossi, iniettati di sangue, e Victor era uguale, quindi magari pensavano che fosse solo quello. Ah, sono così arrabbiato con me stesso! Se l'avessi capito prima, né Tumri e né le essenze di Mitril sarebbero scomparse adesso. Non avrei mai potuto pensare che questo Victor fosse un falso. Zia Andrea, lei è lì dove possa essere andata quella brutta copia? No, ragazzi, mi dispiace. Inoltre, non possiamo metterci a cercarlo ora mentre ci teletrasportiamo. Dannazione! Vorrei proprio sapere la vera identità di quel tipo. Tra le altre cose, Victor Falso è reclutabile ed è reclutabile anche la sua forma aliena. Se vi interessa. Restate tutti calmi, per favore. Ah, ma era così. Pensavo che fosse tipo, che ne so, qualcuno con una voce un po' più possente, no? Oh, è lei, signor Garnet. Ascoltatemi, c'è un'altra probabilità che il falso Victor Blade fosse una spia di Fala Morbius. Proprio tu ce lo vieni a dire! Una spia, ha detto? Sì, probabilmente la loro intenzione era quella di intimidirvi in vista della finale del torneo. Caspita, non pensavo che la nostra esistenza fosse considerata come una minaccia per l'universo. Mi chiedo se anche Glacia se la stia cavando. Sono certo che Glacia stia benissimo. Come fa ad esserne così sicuro? Le ha parlato? Beh, innanzitutto è un alieno, e per giunta è anche uno spirito, per cui. Signor Garnet, lei è un'idea di dove possa trovarsi il vero Victor? Se fosse davvero caduto nelle mani di Fala Morbius, potrebbe trovarsi ancora su quel pianeta. Su Fala Morbius ha detto. Allora ci dica dove si trova, la prego.
Stai tranquillo, sarà la Federazione ad occuparsi di trovare Blade. Voi dovete concentrarvi sulla finale. Oh, sì, ha ragione. Beh, in ogni caso, ci faccia sapere appena scoprite qualcosa. Sì, puoi starne certo. Doppio giochista. Sì, dobbiamo concentrarci solo sulla finale. Ma... beh, vabbè. Episodio 10 Uchiusakka Daisenso vs Faram Obvious Daihyo 11. Ehi, Arion. Dovrei parlarti di una questione prima possibile. Raggiungimi nella mia camera appena finisci. Oh, va bene, Riccardo. A dopo. Quindi parliamo un attimino con Riccardo, vediamo cosa da dirci. Oddio, vorrei parlare anche con loro, veramente. Eccomi, Riccardo, dimmi pure. Di che cosa volevi parlarmi? Arion. Ho le prove del fatto che il mister sapesse che quel Victor fosse un falso. Eh? Dici sul serio? Sì, qualche giorno fa sono entrato nel suo ufficio e aveva la scrivania piena di documenti. Uno di questi parlava di Victor. Si trattava di uno studio e il risultato era DNA incompatibile. Di sicuro l'allenatore aveva notato qualcosa di strano e aveva deciso di indagare. Ma se lo sapeva, per quale motivo ce l'ha tenuto nascosto? Non lo so. Ti confesso che anche io avevo dei dubbi su Victor, ma non pensavo che fosse un impostore. Già. A quanto pare, dietro a questo torneo, si celano molti più misteri di quello che pensavamo. Chissà, forse c'è anche qualche altro intrigo. Qualche intrigo, dici? Beh, la mia è solo un'ipotesi per il momento. Troveremo le risposte che cerchiamo su Faram Orbius. Sono convinto che, una volta giunti là, saremo in grado di sapere di più anche sulla questione di Victor. Sì, hai ragione. Bene ragazzi, a breve entreremo nella curvatura spaziale. Arriveremo sul pianeta che sancirà la fine della nostra avventura. Faram Orbius. Faram Orbius, il pianeta da dove tutto ha avuto origine. Se tutto va bene, la riusciremo ad incontrare Victor. È tempo di partire! Let's go! Eccolo qua, Faram Orbius. Un pianeta militare che possiede delle tecnologie molto avanzate. La sua incolumità è minacciata da un buco nero. Ora, ok che il buco nero non dovrebbe vedersi, però diciamo che si può vedere, no? Non dovrebbe già aver risucchiato il pianeta? Cioè, è vicino, oppure è talmente grosso che sembra sia vicino, ma in realtà è lontanissimo e quindi non riesce ancora ad attrarre il pianeta. Però boh. Cosa? Sarebbe quello il buco nero? Caspita, è davvero enorme! Incredibile, è 10 volte il pianeta. Non oso immaginare cosa potrebbe accaderci se venissimo risucchiati. Moriresti. Forse, non si sa. Dicono che la gravità è talmente potente del risucchio del buco nero che si morirebbe all'istante. Però il fatto è che non si sa veramente se si muore. Si potrebbe anche venire trasportati in un altro universo o dall'altra parte del buco nero? Non si sa.
Secondo me si muore e basta, perché, beh, ovvio, se vieni schiacciato dalla supergravità è ovvio che muori. Al centro di ogni buco nero c'è un omino con una torcia che cerca l'interruttore della luce. Bene, è giunto il momento di fare quattro chiacchiere, allenatore Black. Siamo Riccardo! Non me la ricordavo questa! Avrei bisogno di parlare con lei, allenatore Black. Che c'è? Sa benissimo che c'è. Lei sapeva del falso Victor, ma nonostante tutto non ha fatto niente. Perché ha deciso di comportarsi in questo modo? Mi risponda! Era un fatto del tutto irrilevante ai fini del torneo. Irrilevante? Se avessimo ancora le pietre ora potremmo salvare la galassia! Lei non ha mai avuto intenzione di salvare nessuno. Ho ragione. Devo ammetterlo. Lei è sicuramente un allenatore di altissimo livello. Tuttavia, io mi sono sempre sentito diverso da lei. I suoi sentimenti verso il calcio sono diversi dai nostri. Mi dica qual è il vero obiettivo. Avanti! サッカーは私から全てを奪った。サッカーという概念を宇宙の歴史に刻むこと。それが私の目的だ。 Vuole eliminare il calcio? Esatto. Non mi importa se sarà la Terra a vincere e a salvarsi. Se deve essere il calcio a stabilire il destino dell'universo, a me sta bene. Riccardo, non pensi che tutto ciò sia magnifico? Ora il calcio decide non soltanto il destino dell'uomo. No, adesso si è preso anche tutto l'universo. Ho dato tutto al calcio, sai? Sono arrivato a rinunciare ai miei beni e a consacrargli la mia vita. Per anni ho amato e maledetto allo stesso tempo sempre lui. Il calcio! Noi non siamo arrivati fino a qui per stare al passo con la sua follia! Ray Dark, l'imperatore oscuro che voleva eliminare il calcio. Mi ascolti bene, non avevo più nessuna intenzione di seguirla. Capisco. Qui finalmente si viene a sapere che Ray Dark ha sempre amato il calcio. E lo ha amato talmente tanto che è finito per odiarlo. Lo ha amato, però lo ha odiato allo stesso tempo perché è stata la causa della morte del padre, il calcio. Il calcio ha portato via tutto a Ray Dark, nonostante lui lo amasse con tutto il cuore. Io credo che Ray Dark, se fosse stato al tempo di Nazome Eleven 2 e 3 un personaggio giocabile, io lo avrei giocato sicuramente in tutte le squadre che ho avuto. È un personaggio che mi piace tantissimo. Siamo arrivati a fare a Morbius a questo punto. Non c'è altro da fare. Ehi Riccardo, tutto bene? Ti vedo pensieroso. Eh? No, non è niente. Bene ragazzi, eccoci, finalmente siamo arrivati su Fala Morbius! Cosa? Questo è Fala Morbius! Wow! Gli edifici sono molto futuristici qui. Dunque è vero che possiedono dati dell'intelligenza fuori dal comune? Se il pianeta è così avanzato, i suoi giocatori non saranno da meno. Non sarà facile vincere. Ma perché il cielo è così scuro? Si tratta dell'azione del buco nero, continua ad avvicinarsi sempre di più al pianeta. Sono contento che siete arrivati fin qui sani e salvi. Vi do il benvenuto su Fala Morbius. Allora ditemi, avete già avuto modo di guardarvi attorno?
Signor Garnet, per quale motivo gli abitanti sono così tranquilli se il buco nero si sta avvicinando? Hai ragione, non sembra affatto un pianeta che potrebbe scomparire nel giro di pochi mesi. Ve lo spiego subito. Vedete, Phala Morbius arriverà almeno al secondo posto in questo torneo. Indipendentemente dall'esito della finale, potremmo migrare su un altro pianeta. Non abbiamo pressioni. In altre parole, stai dicendo che questa finale per voi sarà solo una formalità. Non prenderci in giro! Sai benissimo che per noi invece ci sarà in gioco il destino del nostro pianeta! La finale si terrà domani. Avrà luogo all'interno dello stadio Gran Celesta, la principale struttura calcistica presente su Phala Morbius. Lo stadio Gran Celesta? Ora vi spiegherò come arrivarci. Nell'anime loro dicono Gran Celesta, ma è Celesta, cioè non è che si legge Celesta. Da questa parte, prego, vi faccio strada. Va bene, forza ragazzi, andiamo! Bella, Phala Morbius è davvero un pianeta bello, ma non ci vivrei. Niente è buona, Sky, che vuoi? Fammi fare! Allora, vado un attimino qui, però devo anche andare di là che c'è un tema. Bibita tecnologica con le nanomacchine dentro? Cos'è quella intende per tecnologica? E danza vittoriosa, non la voglio fare. Lei ha un argomento, ma non so qual è l'argomento. Ah, leadership, è vero! Questo serve per reclutare... oddio, Wolfram può essere? Wolfram vuole il gene, un'ampolla e, e un'altra cosa. Non mi pare leadership, ma potrebbe essere. Ah, e questo cos'è? Si tratta di un ascensore. Vi porterà in pochissimo tempo allo stadio. Al suo interno potrete trovare gli spogliatoi predisposti per voi. Bene, mi sembra di avervi spiegato tutto. Arrivederci. Ah, signor Garnet, aspetti! Per caso ha scoperto qualcosa su dove possiamo trovare Victor? Non ancora, purtroppo. Ma voi non preoccupatevi, stiamo continuando ad indagare. Oh, capisco. Bene, a domani allora. Ci vediamo alla partita, Earth Eleven. Allora, Arion, cosa facciamo ora? Andiamo in giro per la città? Non saprei, sinceramente. Ah? Ehi, guardate là! Un Pixie nero. Ma quello è Pixie! Sembra proprio lui! No, non credo che si tratti di Pixie, il suo colore è diverso. Hai ragione, però potrebbe anche avere qualcosa a che fare con lui. Forza, seguiamolo. Beh, certo, non curanti del pericolo proprio. Se fosse un nemico? Ok, l'ambiente non è molto simile, è quello della Terra. Ah, si muoveranno un po' più velocemente, va bene. Vabbè, se si... Però velocemente che ci fa? Che gli fa? Le tecniche neutre, bellissimo. Sembra quasi che i pianeti siano, diciamo, tanti quanti tipi delle tecniche, eh? Nella level 5 birichina. Ok, quello argento possiamo aprirlo? Bibita ultra tecnologica. Questa non c'ha solo. C'ha anche i pezzi di macchina dentro, non solo le nanomacchine. Allora, il passo ombra dovrebbe servire per gli amichevoli dell'uomo ombra che compare a fine gioco qui. Ora, questo pure è un argomento? No, qualcuno c'aveva un argomento pure. La bimba che corre. Sì, la bimba che corre, lezioni. Sì. Mi ricordo un po' di cose, eh. Oh, eccolo là! Cazzatissimo sto Pixie, oh. Ah, bene. Ah, qui c'è una foto. Ok. E poi c'è un altro argomento. E anche il suo, se non sbaglio, è un argomento. No, è di questa qua, allora, della signora. Sì, questi qui me li ricordo perché... Ci ho fatto un sacco di reclutamenti che richiedevano questi argomenti. Quindi me li ricordo bene o male tutti. Aspetta però. Oh, eccolo qui, Pixie, va. No, dove è andato? E se sapesse qualcosa su Victor e Glacia?
Nel frattempo loro stanno qui. Victor, che cosa facciamo adesso? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Eccoli! Cosa, Victor? Beh, era un amico lui, no? Dunque, per cominciare deciso che aumenteremo le imposte sulla popolazione. È davvero sicura, mia regina? E se scatenassimo una rivolta pubblica? Non mi interessa di questo. Il nostro esercito deve essere rafforzato se vogliamo restare sicuri. Sono perfettamente sicura che il popolo capirà, vedrete. D'accordo allora, mia regina. Faremo come dice lei. Guarda che te manca poco meno di 20 anni a te, eh? Goditeli. Un pixie! Basta così, Rondes! I giochi sono finiti! Forza, soldati! Catturate sia lei che tutti i suoi consiglieri, avanti! Globulus, idiota, che fai? Rondes, non fare quella faccia, Roleia. Non è certo merito tu se fa la Morbius a questa reputazione oggi. No, tutto questo è stato possibile solo grazie a me. Tu non sarai mai capace di guidare questo popolo. Stai zitta. Dopo ciò che hai fatto dovresti solo stare in silenzio. Roleia. Beh, che dire. Falamorbius è un pianeta davvero tetro. Sì, ad essere sincera sono un po' spaventata da quando siamo qui. Guardiamo il lato positivo. La gravità e gli altri fattori ambientali appaiono molto simili a quelli della Terra. La finale di domani sarà una partita meritocratica. Giocheremo ad armi pari con i nostri avversari. Hai ragione. Finalmente potremo giocare una partita normale. MTG, Magic the Gathering? A quanto pare Zendra ci sta cercando. Torniamo verso l'Ernespress. Ah, allenatore. Devo parlare con voi. E conferisca pure. Volevo informarvi che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di allenatore. Cosa? Come sarebbe a dire, mister? Non mi dica che se ne va solo per le mie parole dell'altro giorno. No, Riccardo. Me ne vado perché in questo momento non avete bisogno di me. Andrò da chi necessita davvero del mio aiuto. Ah, sì. E dove pensa di andare dopo aver lasciato questa squadra? Non siamo sulla Terra. Bene, è tutto. Addio, Earth Eleven. Sta scherzando, spero. Allenatore Black. Mi chiedo quali saranno le sue intenzioni stavolta. Non ne ho idea. Non l'avete ancora capito, eh? Ovviamente il mister si è stufato di noi. Siamo proprio sicuri di non aver bisogno dell'allenatore Black? Scusa, Riccardo, non avevi detto che quell'uomo è un pazzo? Sì, è vero. La sua mente va di pari passo con la pura follia. Tuttavia, forse è stata proprio la sua follia a portarci fin qui. Eppure io... Ma Riccardo... Ho la sensazione che l'allenatore Black abbia in mente qualcosa. Anche in passato, ogni sua decisione apparentemente sconsiderata si è poi rivelata vincente per noi. Fidiamoci di lui per ora, va bene? Sì, d'accordo. Cosa facciamo adesso, capitano? Il mister se n'è andato e ancora non sappiamo dove si trovi Victor. Ceris ha ragione. Indubbiamente la nostra forza è diminuita adesso. Ragazzi! No, non possiamo permetterci di mollare proprio adesso. La finale del torneo è dietro l'angolo ormai. Dobbiamo continuare con gli allenamenti. Anche in passato abbiamo affrontato molte difficoltà, ma siamo sempre riusciti a trovare una soluzione. Anche questa volta, perciò, unendo le nostre forze, sono sicuro che ce la faremo. Capitano, hai perfettamente ragione. Non c'è motivo di preoccuparsi ora. Ben detto, Frank. Dopotutto la prossima partita sarà la finale. Non importa cosa succede, abbiamo del lavoro da fare e una strada da percorrere. Sì, esatto. Faremo tutto il possibile per uscirne anche questa volta. Sì. Ora non posso certo essere io quello insicuro.
Senza il mister toccherà a me prendere le redini della squadra. Victor. Il fotocannone a plasma cosmico, la famosa tecnologia in grado di distruggere i buchi neri. Abbiamo creato qualcosa di simile in un istante utilizzando la tecnologia a telaio ad alta velocità. Dunque proprio questa è la famosa scienza proibita di Eclissus. Tu lo sapevi, non è vero? Nel corso della sua storia, la civiltà di Eclissus non ha mai avuto uno sviluppo tecnologico importante. Era una civiltà arcaica che venerava il mondo naturale e che combatteva per il territorio con mezzi preistorici. I suoi scienziati, però, possedevano al contrario conoscenze avanzate tramandate loro fin dall'antichità. Ma era una conoscenza pericolosa, che poteva portare alla distruzione. Per questo è rimasta sigillata. A causa del sopraggiungere del buco nero, però, hanno dovuto usarla per salvare il loro pianeta. Stavolta, tuttavia, non c'è spazio per un altro fallimento. Ora c'è in gioco la salvezza della galassia. Lo so. Questo macchinario però al momento non è ancora completo. Che cosa intendi dire? Il buco nero che copre Phala Morbius è troppo grande. Ottenere energia a sufficienza è impossibile per me. Ascoltami bene. Per anni ho dato tutto me stesso per la riuscita di questo progetto. Sicuramente saprai che esiste anche un altro modo per completarlo. Non ti conviene nasconderlo, sai? Come? Io non sto nascondendo un bel niente. Tu piuttosto. Quali sono le tue vere intenzioni? Sono convinto che il tuo scopo non sia quello di salvare la galassia. C'è dell'altro sotto ragione? A quanto pare non ho scelta, eh? Non fa niente. Bene, puoi uscire adesso. Principessa Katora! Tumri. Fai attenzione, principessa. Evita di dire o di fare qualcosa di sciocco. Sono stato chiaro? Ozrok, per quale motivo Katora si trova qui? Spiegamelo subito! Te l'ho detto poco fa, non ricordi? Ho messo anima e corpo in questo progetto. La verità è che Ozrok mi ha reso sua prigioniera. Sono stata in grado di parlare con Aeron da un'apertura. Ma com'è possibile che siate su questo pianeta? E soprattutto che c'entra Ozrok con voi? Quel giorno, poco prima che Eclissus fosse distrutto, fu proprio Ozrok a salvarmi la vita. In cambio, mi ha chiesto di rivelargli i segreti del fotocannone a plasma cosmico. Il suo obiettivo, tuttavia, non era quello di far sparire il buco nero. La verità è che vuole usare il potere del fotocannone come arma per governare l'intero universo. Che cosa? Io, ovviamente, mi sono rifiutata di collaborare e mi sono messa in contatto con Arion. Ho deciso di guidarlo in modo che riuscisse ad ottenere il necessario per completare il fotocannone. Ma poi ho scoperto tutto ed ecco il motivo per cui lei adesso si trova qui. Ozrok, maledetto! Pensi davvero che voglia collaborare con una persona come te? Ascoltami, Tumri! Adesso dobbiamo pensare solo al completamento del fotocannone! Ma, Katora! Ozrok ha promesso che niente al buco nero e che salverà tutti gli abitanti della galassia. E con questo, sarà tutto inutile se poi cercherà di usare il suo potere per governare l'universo! Hai ragione, ma dobbiamo comunque evitare la perdita di vite umane! Ecco perché dobbiamo proteggerlo a tutti i costi! Questa galassia è bellissima, Tumri, e continuerà ad esserla per sempre, non importa chi la controllerà. Principessa Katora, è davvero molto risoluta, vedo. Per questo ho bisogno del tuo aiuto, caro Tumri. Non mi lasciate proprio scelta allora, eh? In effetti, c'è un modo per dare più potenza al fotocannone. Ah? Sì, i buchi neri sono costituiti da una grande quantità di energia negativa. Questa energia negativa può essere contrastata soltanto dall'energia positiva, il plasma cosmico. Il plasma cosmico è sostanzialmente il potere dell'anima di una persona, l'essenza di tutti gli esseri viventi. Grazie a questo potere cosmico, il fotocannone potrà produrre più potenza rispetto al normale. E com'è possibile utilizzare questo potere? Un modo ci sarebbe. Questa energia nasce da uno scontro diretto fra volontà forti. Da questo scontro scaturisce energia vitale. L'energia vitale è la stessa energia positiva del plasma cosmico. Energia vitale, scontro di volontà forti, eh? E se... Oh, un altro Pixie!
L'hanno tirata molto per le lunghe. Oggi è la giornata del parlare, praticamente. Spero che siate arrivati tutti sani e salvi su Falla Morbius. Arion. Che cosa? Lascia che ti dica una cosa, Victor. Davvero? Mi dispiace, Globulus. La colpa di tutto questo è solo mia. Dopotutto, Falla Morbius è infelice e merita di essere distrutto. La cosa giusta da fare ora sarebbe interrompere il torneo e lasciar morire il pianeta in silenzio. Principe Storoleia. No, non se ne parla. Che succede, Victor? Roleia, lascia che giochi nella prossima partita. Sconfiggerò la Terra e proteggerò l'esistenza di Falla Morbius e di tutta la galassia. Fidati di me. Salveremo questo pianeta insieme. Bisogna vedere però cosa gli ha detto Arculus. Ragazzi, quello di oggi sarà il nostro ultimo allenamento. Abbiamo fatto grandi passi avanti finora. Una volta che avremo terminato, poi saremo liberi fino alla partita. Siamo d'accordo? Sì, capitano! Ah, ora, qualche sfida magari contro gli abitanti del pianeta sarebbe duopo farla, perché se no parliamo solo oggi. Ehi, Arion, va tutto bene? Riccardo! Ah, non riesco a perdonarmi per quello che ho fatto. Parlo di Victor. Ho giocato insieme a lui per tanto tempo. Eppure non riesco ancora a riconoscerlo. Arion, tu sei il capitano, ricordi? Hai sempre affrontato i problemi e guidato gli altri impeccabilmente. Non te lo ricordi? Forse non ti sei accorto del falso Victor, è vero. Tuttavia, hai sempre lavorato sodo in qualità di capitano. Al momento non abbiamo né Victor né un allenatore. Non abbiamo altra scelta se non farcela da soli. Io sarò davvero in grado di farcela da solo? Arion, certo che ce la farai. Riccardo. Ora, ascolta quello che tutti hanno da dire. Come capitano, devi cercare di allentare la tensione. Sì. Puoi farcela, capitano. Oggi si parla. Ehi, JP, ti vedo molto eccitato oggi. Come potrei non esserlo, Arion? In fondo domani giocheremo nella finale del torneo. Certo che è una grinta fuori dal comune, JP. Lavorare sodo alla fine dà i suoi frutti. Il duro lavoro ripaga sempre, Falco. Questo è ciò che ho imparato da Raymond, e anche finora con voi. Hai perfettamente ragione. Anche se non eri stato scelto, ti sei impegnato a fondo, e ora eccoti al nostro fianco a salvare la Terra. Ah, ci tieni proprio a ricordarmelo, non è vero? Ah, non importa. Ora anche io faccio parte della Earth Eleven. Ben detto, continua così. Capitano, domani fermerà tutti i tiri degli avversari, puoi starne certo. Ben detto, Terry. Ti affido alla nostra porta anche per la finale. Terry, cosa ti dico sempre? Cerca di non sottovalutare mai gli avversari. Il pallone con cui giocherai domani sarà l'ultimo. Gioca senza rimpianti, d'accordo? L'ultimo, dici? Oh, giusto. Ora che ci penso immagino che tornerai a giocare a basket, vero? No, non lo farò invece. Continuerò a giocare a calcio. Cosa? Davvero? Certo! Posso ancora migliorare. Non posso fermarmi a metà strada. Non smetterò di giocare a calcio fino a che non ti sentirò dire «Ho perso, Riccardo!» Ah, allora non smetterai mai. Che saputello! Anche meno, Anche meno, Riccardo. Tiratela un po' di meno. Capitano, ho deciso che nella partita di domani ce la metterò tutta. Grazie a te e agli altri, adesso sono finalmente in grado di giocare solo per divertirmi.
Il Kage mi ha dato a credere nelle mie capacità e io adesso voglio ricompensarlo. Ceris. Anch'io farò il possibile per vincere. Combatterò con le unghie e con i denti per arrivare alla vittoria. Non ho intenzione di scappare. Domani vinceremo noi. Ben detto, Frank. Dobbiamo essere i migliori dell'universo. Sì, questo è lo spirito giusto. Ecco i due piccioncini, io non li disturberei loro due. Capitano, ho deciso che continuerò a giocare a calcio, grazie a tutto il coraggio che mi ha dato Banda. Voi tutti avete sempre avuto fiducia in me, e io vincerò per proteggervi. E proteggerò anche te, Trina, te l'assicuro. Sì, e anche proteggerò te, Buddy. Tu sei molto preziosa per me. Dici davvero, Trina? Che bello! Perché tu sei il mio migliore amico. Amico, dici? Ceris, Keenan, Frank, il capitano e tutti gli altri. Io proteggerò tutti. Trina, hai ragione. Forza, Trina, dobbiamo mettercela tutta. Povero Buddy, friendzonato duro proprio. Sai, Keenan, se penso che domani sarà l'ultima partita che giocheremo tutti insieme, mi intristisco un po'. Hai ragione, il calcio ormai fa parte delle nostre vite. Osservare le altre persone è molto interessante, certo, ma non come una bella partita di calcio. Inoltre è un ottimo compagno con cui posso trovare tutte le risposte, giusto, Zippy? Beh, non è tutti torti. Non sono in molti a riuscire a stare al passo del mio cervello. Bene, mi sembra che siete pronti per trovare il sistema per vincere anche in finale. Puoi starne certo, capitano. Ben detto, lascia fare a noi. Anche loro una love story? Chissà. Vedi Sky, sono convinto che sia dietro Kabuki che l'umanità siano da sviluppare e trasmettere. Non posso permettere che le nostre tradizioni muoiano. Metterò tutto me stesso per proteggerle. Hai ragione, Zack. Io invece non mi sento forte come te. Tendo a scoraggiarmi facilmente. Se sei convinta di ciò, allora devi fare del tuo meglio per migliorarti. In fondo neanche io mi sono mai sentito forte, sai? Davvero? Certo. Faccio fatica a controllare le spinte feroci che spesso si levano dentro di me. Sento che se mi lasciassi andare per davvero, qualcosa si risveglierebbe in me, ma non ho il coraggio. Zack. Un tuo discendente invece si lascerà andare come? Bene, Arion. Vado anch'io. A dopo. Va bene, a dopo, Sky. Katara, domani ci sarà la finale del torneo. Spero di essere comunque in grado di salvare la galassia ora che le pietre mi sono state rubate. Anche se vincessimo e salvassimo la Terra, non so se riusciremo a fare lo stesso con gli altri pianeti. Dimmi, Katara, cosa devo fare? Pixie, sei tu! Dove mi porti, Pixie? Dimmelo. PQ, ho capito PQ. Ma che... Ciao, io sono Circulus. Pixie, ti sei trasformato? No, sono davvero io. Non prendermi in giro, vuoi dirmi che per tutto questo tempo Pixie era un umano? Umano? Essere vivente. Proprio così. Io sono Circulus, uno dei cavalieri del pianeta Eclissus. Ero al servizio di Katara. Uno dei cavalieri di Eclissus? Esatto. Dopo la distruzione del mio pianeta, tuttavia, ho perso la mia forma. Katara sostiene che solo chi ha un animo forte può ritenere il suo aspetto umano una volta perso. Ma allora? Ad ogni modo, non è questo il succo del discorso. Ci sono alcune cose che devo dirti prima della finale. Beh, a dire il vero, il messaggio che devo portarvi sarebbe da parte della principessa. Un messaggio da Katara? Di cosa si tratta? Te lo dico subito. Ascoltami con attenzione, d'accordo? Nella finale dovrete combattere con tutte le vostre forze. E se vincerete, forse potrete salvare la galassia. Aspetta, hai detto forse? Beh, io non conosco tutti i dettagli. In ogni caso dovrete impegnarvi il più possibile. Dovrete lottare con tutte le vostre forze e vincere. Ci siamo capiti? Certo. Stai tranquillo, Circulus. In finale vinceremo noi. Ben detto. Conto su di voi allora. Aspetta un attimo però, dov'è Tumri? Non eri con lui? Eh? Ecco, Tumri è... No, non posso. Cosa? Pixie! Pixie, ti piacerebbe a te. Ma Victor, combatterai davvero alla parte di Falamorbius? Sì, Roleia, ti assicuro che giocherò con tutte le mie forze e vincerò. Ovviamente Victor ha deciso di giocare sotto consiglio di Arculus
e Circulus ha detto ad Arion di giocare con tutte le loro forze per appunto creare l'energia necessaria ad attivare il fotocannone. Ma i nostri avversari in finale sono i tuoi amici. Riuscirai davvero a sconfiggerli? Certo che ci riuscirò. E poi anche loro lotteranno per vincere a tutti i costi. Lotteranno per vincere. Roleia, voglio che guardi la finale di domani con attenzione. In quanto regina di questo pianeta, è tuo dovere supportare la tua squadra. D'accordo, Victor, lo farò. Quando due potenze incredibili si scontrano, le vite risuonano e generano energia vitale. Se riusciremo ad accumulare energia vitale, avremo la possibilità di far sparire il buco nero. Sta forse dicendo che lo scontro fra la Terra e Fala Morbius genererà energia vitale a sufficienza? Proprio così. Tuttavia, sarà di sicuro molto pericoloso. Se falliremo, tutte le persone dentro lo stadio diventeranno nient'altro che polvere cosmica. E lei vuole far rischiare loro la vita? Questo è l'unico modo per salvare il nostro futuro, Tumbri. Io credo in Arion e negli altri. Anche tu credi in loro, non è vero? Posso sentirlo? Sì, ci credo. Quindi presumo che sarà questa la battaglia finale per il destino della galassia. Molto bene, allora. Posso procedere con i ritocchi finali. Oh, bene, possiamo iniziare quest'ultima riunione prima della finale. Zippy, Kinan, procedete pure. Grazie, Sky. Dunque, oggi in finale sfideremo la squadra della Phalam Medius. Questa squadra si è qualificata per la finale vincendo un girone diverso dal nostro. La loro difesa di ferro ha permesso loro di non subire neanche un gol finora. Cosa? Neanche uno? Non solo. Pare che alcune squadre da loro affrontate si siano ritirate a causa della loro forza immensa. E non è tutto. In città sono riuscito a reperire anche quest'altra notizia. A quanto pare, nella Phalam Medius militano anche tutti gli aiutanti delle squadre dei pianeti da noi sfidati. Gli aiutanti? Intendi Ogar, Ruger e gli altri? Esatto. Fanno parte di un'elite, i Guardiani Celesti, e provengono tutti da Phalam Orbius. Saranno di sicuro affiatati tra di loro. Non promette bene. Non facciamoci prendere dal panico, ragazzi. La nostra determinazione ci porterà alla vittoria anche oggi. E poi, una volta che avremo vinto, potremo finalmente salvare tutta la galassia. Ormai ci siamo. E adesso tutti allo stadio. Phalam Medius, stiamo arrivando. Sì. Bene, ci andremo nel prossimo episodio. Questo termina qui 50 minuti, forse per voi qualcosina di meno, di storia. Tutta qui si è svolta la storia. Prima era impossibile metterla. Tutta qui. Certo che se ci lasciavano un capitolo in più senza Tumbri o Glacia non è che ci faceva tanto schifo, eh. Era meglio, potevano rapirlo prima, perché no? Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. In descrizione, come sempre, link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.